Signori e signori, buonasera. 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 Benvenuti al secondo appuntamento con l'Angolo del Critico, rubrica di Baby Doll, sempre sugli schermi del Vienna, che come al solito cerca di dare un tono culturale alla trasmissione, offrendovi una critica cinematografica del nostro film favorito, diciamo, in questi momenti. Parliamo di Il Tempo, del 1968, il regista e neanche nominarlo, il grande maestro di cui veramente ci siamo occupati per molti decenni nella storia del cinema. E, avete qualcosa da dire su questa opera prima del nostro maestro? Niente, c'è da sottolineare che è l'opera prima appunto del maestro e che le sue tecniche di ripresa particolari, quelle appunto della telecamera fissa e del tempo reale, e fecero scioccarno veramente il pubblico d'allora e fecero veramente scalpore nel mondo del cinema. Sì, la telecamera è fissa, tant'è vero che è stata cementata, ecco, su un pilone. Era un particolare da su un pilone di appunto di cemento armato, poi è stata fatta una colata di calcestruzzo in modo che la telecamera è rimasta assolutamente fissa. L'inquadratura, diciamo, non era delle migliori perché il calcestruzzo si è stabilizzato a una velocità che non ha consentito tanti aggiustamenti. Parliamo ora della trama? Questo solo per dare un'infarinata a quei pochi che magari non conoscessero la grande opera del 1968, ripeto, Il Tempo. Si propone, dicevo, l'eterna tematica del tempo, che il grande maestro vede come entità reale, contingente, e assolvendo ogni funzione cinematografica che le permette di trionfare sul realismo. La consistente durata, 9 ore e 35, testimonia quindi l'impegno del maestro, che ci offre un panorama completo delle condizioni meteorologiche degli ultimi 5 anni. Intendiamoci, temporali, nevicate, piogge, vento, tutto vissuto direttamente in tempo reale. E ecco, ci stanno facendo segno dalla regia che state vedendo probabilmente alcune immagini che abbiamo preso qualche spezzone da questo film, da questa opera omnia, diciamo, del grande maestro. E finiamo con la trama, dicevo, in tempo reale, commensurabile anche allo spettatore, quindi un messaggio, direi, biunivoco. Sì, infatti col suo orologio può appunto constatare il verificarsi di questi eventi atmosferici. Ma non solo, il maestro ha anche ideato, con un grave dispendio tra l'altro in termini pecuniari, un sistema per coinvolgere maggiormente lo spettatore. Verranno infatti simulate direttamente in sala queste precipitazioni atmosferiche, grandinate, temporali, uragani, bufere di una violenza inaudita, verranno direttamente provati sulla pelle, diciamo, per usare un termine abbastanza diretto, dello spettatore. Ecco, questo mi sembrava un'innovazione, perché nelle prime edizioni dal 1968 fino al 1975 mi sembra non ci sono state questo nuovo apporto della tecnologia. Solo noi possiamo definirci, sì, veramente c'erano fortunati. delle secchiate che venivano lanciate dal soffitto da degli addetti, ma non c'era un entourage, un'equipe a un livello tecnologico così elevato per poter simulare con una finzione, direi, esemplare. Quasi. Però bisogna dire che purtroppo a livello di riscontro del pubblico è stato forse peggio, in quanto purtroppo molti di questi spettatori, ignoranti e caffoni, hanno citato il maestro per danni materiali, no? Sì, in danni, atteggiamento molto restrittivo. Restrittivo, sì, che denota una mentalità retrograda, ancora legata alla vecchia fruizione del film come momento solamente visivo. Questo, esatto, è stato un momento fisico, sì. Ha introdotto una terza dimensione nel cinema, diciamo, il grande maestro con Il Tempo mi pare che veramente si sia introdotta la sala operatoria. Molti sono stati introdotti appunto per aver visto, c'è stato un collegamento sala cinematografico operatoria, elicotteri che andavano, venivano. Quindi, insomma, un'esperienza coinvolgente, esatto, in modo totalizzante. Questo compenetrarsi di piani di lettura diversa, sì, ospedaliera cinematografica. Ospedaliero, direi anche sì. Una certa critica satirica al mondo moderno, nel senso di questo parallelismo tra, ecco, una sanità, un mondo sanitario che non solo italiano, ma come vediamo anche tedesco, coinvolge veramente appieno
l'utente. Sì, è una critica viscerale e direi dinamitarda, veramente eversiva della società e del sistema. Ebbene, con questo abbiamo concluso. Direi che possiamo passare veramente di nuovo la linea alla prossima rubrica del Televienna. Arrivederci tra una settimana con di nuovo l'angolo del critico.